Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, mi trovate questa mattina sul terrazzo, sto prendendo l'ultimo sole della stagione, tra l'altro sono venuta fuori per fare due chiacchiere con la mia vicina e niente, gli ho detto quasi quasi mi metto un po' seduta a prendere un po' di sole perché non fa caldissimo, si sta proprio proprio bene, ma il sole comunque picchia e quindi ho deciso di mettermi un pochino fuori. Allora, questa mattina mi sono svegliata intorno alle 8:30, ho messo su la prima lavatrice della giornata, adesso poi dovrò stendere e ho iniziato, domani inizia la scuola, quindi ho etichettato tutto quello che devo etichettare, quindi tutte le matite, le penne e così via, il materiale che dovrà portare domani e ovviamente i quaderni e le copertine. Domani si inizia un anno scolastico nuovo, Pietro ne ha la seconda e io la prima, non vedo l'ora di conoscere, poter lavorare con i miei nuovi piccolini, anche se i miei ragazzi mi mancheranno tantissimo. Ogni volta che entro in classe e penso a loro, mi commuovo perché 5 anni sempre insieme, abbiamo instaurato un rapporto meraviglioso e che va oltre il rapporto insegnante-studente, e anche con le famiglie, con alcune delle famiglie, e mi mancheranno tantissimo, ma tanto siamo tutti nello stesso istituto, quindi li vedrò sicuramente, passeranno secondo me spesso nella mia classe a salutarmi, di questo ne sono certa. Oggi è domenica, stamattina appunto a casa, oggi pomeriggio andrò assolutamente a fare la spesa perché ho il frigo completamente vuoto, ragazzi, ho anche finito tutte le cose per la colazione, tant'è vero che Pietro Enea questa mattina ha fatto colazione con i tarallini, per carità, a lui piacciono tantissimo, però fare colazione con i tarallini non è il massimo. Ieri sera siamo andati in giro per la città, aperto per cultura, e siamo stati benissimo, eravamo tantissimi, perché solo i bambini erano 8. E più noi genitori, alcuni compagni di scuola, alcuni amici, quindi siamo stati proprio bene. Abbiamo fatto una bella passeggiata, anche se praticamente in quelle serate incontri chiunque, quindi era più il tempo che ci fermavamo uno, l'altro ancora, che quello che riuscivamo a passeggiare, però è ovvio, quando ci sono queste manifestazioni si incontra poi tantissima gente, anche persone che non si vedeva da tantissimi anni, che non vedevamo appunto da tantissimi anni, e è stata proprio una bella serata. Ci siamo fermati in un cortile dove facevano pizza e focaccia di Recco, e quindi per i bambini abbiamo pensato di fermarci subito lì perché rischiavamo poi dopo di non trovare più posto da nessuna parte. Abbiamo mangiato la pizza, veramente buona, abbiamo speso tantissimo perché tre pizze al tegamino e tre bottigliette di acqua naturale abbiamo speso 35 euro, però è ovvio, sono quelle serate un po' particolari, quindi ci sta. Adesso mi fermo qua sul terrazzo, prendo ancora un pochino di sole e poi vado avanti con i lavori perché non ho neanche ancora fatto il letto. Poi ieri chi mi segue su Instagram ha visto la foto, abbiamo incontrato la Stefania, è stato un momento bellissimo, siamo stati proprio tanto 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 bene, abbiamo passato una mezz'oretta meravigliosa e stamattina ha scritto che suo marito sta già organizzando il barbecue, quindi sicuramente ci vedremo molto molto presto e poi la sua intenzione è quella di venire qui e farci una bellissima cena tra donne, magari al giapponese, quindi non vedo l'ora. Allora adesso continuo a prendere un pochino di sole e poi mi metto al lavoro. Allora sono entrata in casa perché non ne potevo più del sole. Allora, adesso tiro fuori la roba dalla lavatrice, ho un po' di cose da stendere, però tanto oggi fa caldo, quindi in poco tempo
asciugano e nulla, devo poi svuotare anche l'asciugatrice di ieri, fortunatamente avendo fatto un'asciugatura delicata, non, la roba non si è stropicciata. E poi oggi pomeriggio andrò a comprare la borraccia per la scuola di Pietro Enea perché quelle dell'anno scorso si sono rotte. Io non so se anche voi avete questo problema. Allora, le borracce, quelle dei bambini, io di solito compro quella termica perché a Pietro Enea piace l'acqua fresca e quindi con quella termica sono sicura che l'acqua rimane fresca tutta la giornata. E l'unica cosa che pur non mettendole in lavastoviglie, dopo un po' la vernice va via. Si rovinano e quindi ne ho cambiate durante l'anno 3 o 4. Oggi pensavo di prenderne una del Decathlon perché mi danno l'idea di essere un pochino più robuste e non quelle col beccuccio di gomma perché l'ultima volta che ho comprato quella col beccuccio di gomma si è rotta, quindi spero di trovare quella classica con il tappino e la parte interna larga, senza nessun beccuccio, e spero perché ormai con l'inizio della scuola sicuramente tanti le avranno prese. Poi passerò da OVS perché noi abbiamo comprato sempre per Pietrenia i vestiti per la scuola. Vestiti, loro hanno essendo una scuola privata, hanno la divisa, quindi hanno la felpa e la maglietta, t-shirt o un polo. Però i pantaloni li prendiamo noi, sono libera scelta. L'unica cosa che devono essere o blu o neri o jeans. Noi ne abbiamo un sacco di blu, neri e jeans, l'unica cosa che sono lunghi e invece è tornato il caldo, fa di nuovo caldo, quindi mettere il pantalone lungo mi dispiace. Quindi andrò da OVS oggi a prendere due pantaloncini, anzi un po' di più, almeno 5 se li trovo pantaloncini blu da poter mettere poi tutta la settimana e sfruttare il corto finché si può. Adesso vado a svuotare la lavatrice e inizio a stendere. Allora, ho appena fatto il letto e adesso metterò tutta la roba. Non vi dico il caos che ho nella cameretta. Ho tutta la roba lavata da una parte, il materiale scolastico, non tutto, le cose extra, tipo fazzoletti, spazzolino, dentifricio, qua sul letto perché ieri appunto ho tolto tutta la roba che in più e quindi adesso vado a sistemare i vestiti e poi vi faccio vedere come ho preparato il materiale scolastico di questo nuovo anno. Allora, mi sono lavata, mi sono fatta una bella doccia, mi sono cambiata, mi sono messa questo vestito da casa. Sono abbastanza stanca perché ho pulito tutta la casa. Solitamente dedico alla casa un'oretta, un'oretta e mezza perché facendo un po' tutti i giorni non ho bisogno poi di fare le grandi pulizie. Ecco, su, ho lasciato la finestra aperta, è caduto il vaso. E invece il sabato e la domenica mi dedico alle pulizie più grandi, quindi la pulizia dei vetri, delle porte. Oggi ho iniziato a lavare i vetri della camera da letto mia e di Pietra Enea. E oggi farò quelli del piano di sotto e poi nulla, mi manca solo più la scala e sono a posto. Adesso penso a cosa fare da pranzo, non ne ho la pallida idea, pensavo di fare una frittata e poi preparerò lo zaino. Ho già etichettato tutto, ho etichettato tutte le matite, le biro all'interno degli astucci, ho già scritto il nome all'interno dei quaderni e nelle copertine, quindi siamo praticamente a posto, devo solo poi preparare lo zaino e devo dire che questa parte dell'anno mi piace un sacco perché dedicare il proprio tempo a
ai figli è bellissimo e quindi quando c'è da preparare tutte queste cosine nuove per le nuove avventure, mi ci butto proprio a capofitto, perché poi loro per noi sono il centro dell'universo e quindi è bellissimo. Nulla, adesso vado a preparare, vero Tato? Vero? Adesso vado a preparare il pranzo, così mi porto avanti e poi continuerò a pulire i vetri. Allora, queste sono le cose scelte per la scuola quest'anno. Allora, come zaino quest'anno Pietreria ha voluto questo blu dell'Invicta sotto consiglio nostro, nel senso che gli abbiamo detto scegli un qualcosa che non sia con i personaggi perché costano magari tantissimo e per esempio quello dei Me contro te si è rovinato dopo 2 mesi, quindi gli abbiamo detto scegli un qualcosa sempre di bello ma un pochino più di qualità. E siamo andati sull'Invicta e l'abbiamo pagato decisamente meno rispetto a quello di Me contro te l'anno scorso. Allora, ha due scomparti, uno è questo e uno questo, comunque molto spazioso, con poi all'interno la tasca e la tasca qua bella grande. Poi uno spazio qui per esempio per la borraccia e un altro spazio qui, quindi devo dire che è fatto molto molto bene. Poi, come astuccio, sempre dell'Invicta, quest'anno abbiamo preso non più quello a 3 scomparti, ma questo con, adesso ve lo faccio vedere appena riesco ad aprirlo. Allora, ecco qui. In questo astuccio c'è, vabbè, lo spazio per la gomma, per le biro, per le matite. All'interno di questa cerniera ho messo il righello e le ricariche della Friction. E poi le matite colorate, le forbici, la colla e il temperino. Devo dire che pur essendo più piccolo di quello dell'anno scorso, ci sta tutto. Invece quello a 3 scomparti non riuscivo a farci stare né il temperino e né la colla, quindi ottimo. E invece in questo ci sono all'interno i pennarelli, tanto quest'anno utilizzeranno solo i pennarelli a punta fine. Poi come sacca delle scarpe per ginnastica, gli ho preso questa sacca dell'Italia che ho trovato dai cinesi, ho pagato poco ed è comunque molto 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 carina. E poi vabbè, le solite copertine e quaderni e come cartellina abbiamo preso questa semplice della monocromo. Poi all'interno dello zaino andremo a mettere questa bustina che è quella dell'anno scorso, è un po' rigata perché comunque è di plastica ma non ha buchi, quindi pensavo di riutilizzare questa, tanto questa l'andrò a mettere nello zaino con il libretto delle giustificazioni, quindi la tirerà fuori poco, e poi una bustina con fazzoletti e igienizzante. No, vabbè ragazze, tra l'altro ho scoperto che oltre a questa tasca c'è ancora una tasca all'interno con altre due cerniere, quindi proprio super super spazioso. Quindi qua ho messo i fazzoletti e l'igienizzante e lo spazio da denti e qua dentro andrò a mettere la merenda. Merenda e libri negli altri due, quindi no, no, super super consigliato. Boh, anche questione scuola finita per oggi. E le etichette le ho fatte con l'etichettatrice presa da, no, da Lidl, da Media World, ma è la stessa marca che vende Lidl, l'etichettatrice Brother, che è comodissima perché stampa diverse misure di
di etichette, da quelle più piccole per le matite, le biro, a quelle più grandi per i quaderni. Sono comodissime. Tra l'altro io le ho messe anche sulla sacca delle scarpe. Ho cercato di etichettare tutto, ma non proprio tutto, tutto, tuttissimo, ecco, perché comunque ormai è in seconda e deve imparare a essere responsabile delle sue cose. Quindi ho etichettato tutte le matite, più che altro perché quest'anno torneranno ad avere i banchi uniti e quindi non si sa mai, magari se hanno le matite uguali è facile scambiarle, quindi sulle matite le ho messe, ma ho cercato di etichettare il meno possibile per responsabilizzarlo un pochino di più. E nulla, adesso finisco qua questa parte di video, tanto poi dopo andrò a fare un pochino di spesa e credo che mi accompagnerà Fede e nulla, poi sono emozionatissima, ragazzi, l'idea di riniziare domani, sono emozionata e non vedo l'ora, non vedo l'ora perché comunque tutti questi mesi di riposo sono serviti e ripartiamo sicuramente più cariche che mai. Allora, ragazze, io mi sono appena vestita perché tra poco andrò a fare un po' di spesa e nulla, oggi mi sono vestita proprio così da pomeriggio, da spesa. Ecco, quindi ho messo questo jeans, questo è un no brand, non l'ho preso in un negozio particolare, questa maglia invece è stata presa da Primark poco tempo fa e la cintura è una cintura di Zara. Questo jeans rimane piuttosto largo e ha in fondo questo strappo. Nulla, ragazze, grazie per essere stata state in mia compagnia anche questa volta. Io vi saluto, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo.